ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con voi perché voglio farvi un video haul. Voi direte finalmente, perché era circa un mesetto che non mettevo un bel video haul su questo canale. Sono super contenta di farvi vedere le cose che ho preso perché sono tornata da Primark. Vedete il sacchetto enorme, cioè più grosso di me questo sacchetto. Ovviamente non ho fatto shopping solo da Primark, perché una volta che si va da Resi ci sono molti altri negozi, però magari le altre cose, visto che non sono tantissime, ve le voglio far vedere più avanti, magari quando comprerò qualcos'altro di abbigliamento. Questa volta da Primark ho preso principalmente cose per la casa. Sì, c'è qualcosa di abbigliamento e poi ci sono delle novità super carine per quanto riguarda il Natale. Infatti io mi porto avanti perché non mi piace andare a fare shopping all'ultimo momento per fare i regali di Natale. Quest'anno sono partita con largo anticipo, considerando anche che Milano è sempre un caos a dicembre. Ho già comprato qualche regalino, quelli ovviamente non ve li mostrerò perché magari qualcuno guarda il video e poi insomma si rovina la sorpresa, però vi mostro tutte le cose che ho comprato per me ed alcune, dato che sono a tema natalizio, possono esservi da spunto per fare dei pensierini per il Natale. Inizio subito a farvi vedere una cosa che appena l'ho vista, ragazzi, ho detto wow, cioè questa è fatta apposta per me e per tutte le amanti degli unicorni. Ragazzi, questa scatolina che contiene una tazza. Intanto guardate che bella che è la scatolina, cioè per un regalo è perfetta. Sì, io l'ho già un po' aperta. È bellissima perché ha tutti questi pois glitterati che purtroppo perdono un po' la porporina, vedete? Dovete stare attenti, soprattutto se portate le lenti a contatto, cioè se vi va nell'occhio un pochino di questa porporina siete morte. Comunque carinissimo, c'è anche il tag in cui potete scrivere a chi lo regalate e c'è disegnato l'arcobaleno, cioè bellissimo. Poi ha questo nastrino che la tiene chiusa e all'interno c'è una bellissima tazza in ceramica con disegnato un unicorno e c'è scritto I believe, praticamente io credo negli unicorni. La cosa bellissima è che all'interno c'è tutto un kit per fare la cioccolata calda, cioè ci sono i mini marshmallow e anche la cioccolata. Visto che questo non è per fare un regalo ma è per me, lo apriamo magari insieme così vi faccio vedere esattamente com'è. Dimenticavo che questo costa 6 euro, vedete qua c'è il prezzo. Se dovete fare un regalo ricordatevi di toglierlo perché è appiccicato qui sopra. Vedete, ho staccato il tag che tra l'altro è carinissimo, lo riutilizzerò sicuramente questo per fare un regalo perché è veramente bello, c'è l'arcobaleno. È impacchettata benissimo, vedete, all'interno è così. In fondo ha anche una carta olografica, aspettate che lo tiro fuori se riesco. Intanto porporina ovunque, comunque sono riuscita ad aprirla. Qui dietro c'è questo cartoncino decorativo che è olografico, che è anche incollato. Ok ragazzi, finalmente abbiamo la nostra tazza che è tutta rosa. Ce n'erano anche altri tipi, però ovviamente io la volevo rosa con gli unicorni. Sapete il mio amore per le tazze e anche per gli unicorni, quindi era perfetta. All'interno abbiamo queste due cose. Una bustina con 6 marshmallow, sono soltanto 6, peccato. E poi qui c'è un hot chocolate mix. Praticamente una polvere per la cioccolata calda. Sono 20 grammi. È una bustina per fare la cioccolata calda, credo per 2 persone, vedete qua. Non so dirvi come sia perché è la prima volta che provo la cioccolata di Primark, però insomma il regalo vero e proprio ovviamente è la tazza, però è bella l'idea di avere dentro anche la cioccolata calda. E secondo me la cioccolata dentro questa tazza deve essere veramente il massimo. Porporina ovunque. Poi ragazzi, per la prima volta ho visto che avevano un sacco di cosine super carine di cancelleria e quindi ho comprato 2 pezzi. Il primo è un quadernino che quando l'ho visto, cioè, pensavo veramente che fosse fatto apposta per me. È tutto rosa, vedete? E qui in dorato ci sono dei pois che si alternano a delle faccine di gattino, cioè perfetto. Peccato che non ci sia qui Hummel, lo vedrete sicuramente in un prossimo video, però adesso mi dispiace svegliarlo perché poverino il pomeriggio lui si fa tipo 8 ore di fila di sonno, quindi non lo voglio svegliare. Comunque guardate che carino. E poi è un punto di rosa veramente stupendo. Questo è della collezione Gabriella e l'ho pagato 3,50 euro, vedete qua, che non è pochissimo, però ha la copertina abbastanza rigida e l'interno è veramente favoloso, cioè la prima pagina è così, è tutta a righe. Le altre pagine sono tutte con le righe lilla, perché a me piacciono i quaderni a righe. E in fondo hanno questa grechina fatta tutta con le faccine di gatto, cioè è veramente super super carino. Se prossimamente vi capita di andare ad Arese, questo qua lo trovate in prossimità della cassa, cioè avete tutte le casse al piano terra, a sinistra delle casse c'è un reparto di cancelleria, cartoleria, dove ci sono anche un sacco di penne carine, agendine, insomma astucci, tanti astucci, e trovate anche questi.
niente di questa collezione. Ho voluto prendere questo set di post-it. Ce ne sono di varie forme e sono contenuti dentro questa scatolina deliziosa con tutti questi qua. E a fondo bianco con tutti questi qua sul lilla e sul dorato. Pensate che questo set viene solamente 4 euro, che è veramente poco. Adesso magari lo apro insieme a voi così vi faccio vedere com'è. Tanto sicuramente finito questo video lo metterò sulla mia scrivania e comincerò a utilizzarlo. Ce n'era anche uno più grande, però insomma a me piaceva questo perché è meno ingombrante, visto che ho già un sacco di cose di cancelleria, non volevo esagerare. Qui abbiamo questo blocchetto quadrato con questo triangolino bianco centrale e da una parte c'è il lilla, dall'altra il rosa. Qui invece troviamo dei post-it per fare le liste, infatti si chiamano List Goals e ci sono tutti i pallini dorati, molto carina come idea. All'interno la quantità è questa, vedete che in fondo insomma c'è un cartoncino, quindi i post-it non sono effettivamente come sembrerebbe dalla confezione, ma sono circa la metà, comunque sono più che sufficienti. Mentre qui in basso abbiamo dei mini post-it a fondo rosa, lilla e bianco, tutti con i pois dorati. E qui in alto abbiamo questi qua con scritto XOXO, forse questi sono quelli che mi piacciono un po' meno perché scrivere sopra con questa scritta che si intravede non è il massimo, però magari li potrei utilizzare come segnalibro. Comunque ragazzi, scrivetemi sotto che cosa ne pensate, per tutti gli amanti di cancelleria io credo che per 4 euro questo sia un super super affare. Ma veniamo al motivo per cui sono andata da Primark. Primark non è distante da casa mia perché prendendo l'autostrada in circa 20 minuti ci arrivo, quindi appena riesco ci faccio un salto. In questo caso ero andata perché il giorno prima avevo visto sul sito che avevano messo dei pigiami natalizi, in particolare ragazzi questo pigiama qua, cioè questo pigiama parla da solo. Guardate qua, ci sono tutti dei gattini che sono vestiti un po' stile Babbo Natale, cioè questo è proprio il cappellino di Babbo Natale, questo invece ha un cerchietto a renna, questo invece semplicemente ha un pacchetto regalo e la cosa bella è l'hashtag qui sotto, c'è scritto Merry Christmas. Stupendo ragazzi, cioè, è un genio quello che l'ha ideato, veramente bellissimo. Io ovviamente ho preso la taglia più piccola perché i pigiami vestono molto larghi quelli di Primark, ho preso una 6-8 che sarebbe un'italiana 38-40 e vi assicuro che veste benissimo una 40, anzi è piuttosto abbondante. I pantaloni sono fatti così, sono a fondo blu con tutti questi gattini, che poi sono anche i tre gattini che si vedono nella maglia, eccoli qua. In fondo agli elastici, quindi è il top, perché come vi dico sempre i pigiami con gli elastici per me sono il massimo. E ragazzi, questo pigiama ovviamente lo trovate ancora, credo fino a Natale ci sia, viene 12 euro. Adesso vi dico di che materiale è fatto perché so che molti di voi poi me lo chiederanno. È fatto in India, cosa fondamentale, si può lavare in lavatrice fino a 40 gradi, quindi ottimo. Ed è il 97% cotone e il 3% di poliestere, ovviamente le parti elastiche non possono essere in cotone. E quindi direi che è ottimo, è un pigiama in cotone, costa poco, ha i gattini natalizi, cioè cosa vogliamo di più? Da quando è arrivato Primark ad Arese è diventato subito il mio negozio preferito. So che a molti non piace, forse per lo stile, ovviamente non è paragonabile a Zara. In questo negozio bisogna saper cercare, bisogna avere del tempo per spulciare bene tutto e ovviamente vende anche tante schifezze, però ci sono molte cose carine e i prezzi sono decisamente imbattibili. Poi ho voluto comprare due felpe, che è quella che avevo preso tempo fa, cioè appena avevo aperto quella fucsia. La metto praticamente sempre in casa e quindi ne volevo altre perché sono veramente comodissime, sono in cotone, cioè costano solamente 8 euro. L'ultima volta che ero stata non ho trovato la mia taglia di praticamente nessuna felpa, mentre questa volta l'ho trovata e ho preso ben due colori diversi. La prima è questo rosa, ma è un rosa melangiato perché vedete qua che si alterna a dei fili un pochino grigi. Quindi è un rosa melange molto molto bella. Io che solitamente vesto una 40 di felpe prendo la UK 10 che sarebbe un'italiana 42 perché ragazzi secondo me vestono un pochino piccole, soprattutto di maniche, vedete? Vabbè che io sono alta, comunque vi consiglio di provarle o comunque di prendere una taglia in più così non sbagliate. Insomma sono le felpe semplicissime che vende anche H&M, però invece di pagarle 20 euro come da H&M qui le pagate solamente 8 euro. E vi assicuro che lavate e rilavate sono sempre perfette. L'altra che ho preso è sempre melangiata, però è grigia. Fatta così, ha la sua zippa. Tra l'altro la zip scorre benissimo, ragazzi. All'interno vedete che hanno tipo pile. Sono veramente caldissime. Credo che la prenderò anche verde militare perché era bellissima. Però non c'era la mia taglia, quindi insomma
mi sono accontentata, per ora ho preso queste due. Ve le straconsiglio perché sono veramente morbide, tengono caldo e costano poco. Poi ho comprato dei contenitori per i cosmetici da mettere in bagno e questi li ho visti sul canale di Marianna Makeup. Ciao Marianna! E lei li aveva comprati perché quando era stata qui a Milano, insomma, era passata da Primark e io l'ultima volta che ero stata non li avevo visti, quindi insomma grazie al suo video li ho individuati, sono tornata e li ho presi. E sono questi cassettini trasparenti, molto simili a quelli che fa Muji. Ne ho comprati due, quindi vi faccio vedere quello che ho già aperto. E li ho pagati 4 euro l'uno. Però ragazzi, state attenti perché ho visto che stanno aumentando i prezzi. Quindi è possibile che quando andrete voi da Primark magari saranno aumentate di 50 centesimi o 1 euro, perché ho visto che li stavano aumentando. Cioè questi qua che ho preso io erano a 4 euro, mentre dietro ce n'erano altri che avevano un prezzo diverso. Sarà circa 20 centimetri, 20-22 centimetri per 10. Ha due cassettini che sono fatti così. E ragazzi, ne ho presi due perché uno lo voglio mettere nel mio mobiletto, mentre l'altro lo voglio mettere in quello speculare del mio ragazzo, così insomma sono coordinati. E poi lui ha un sacco di cremine oppure le parti del rasoio che sono sempre in giro per il bagno e voglio sistemargliele per bene. Ma non ho finito, ho preso ancora due cose. Ho voluto prendere i gambaletti, questi qua fatti stile collana, però sono gambaletti che io utilizzo d'inverno quando metto i pantaloni, però voglio mettere le ballerine, e questi sono 5, sono matte e sono colore naturale. Se qualcuno di voi ha già provato i collan di Primark me lo scriva sotto, perché ne ho visti tantissimi che mi piacevano, però ho voluto provare questi per iniziare, perché se poi valgono poco e si bucano subito non vale la pena spenderci tanti soldi. Questi sono 10 denari, sono 5 e vengono 2 euro. Infine l'ultima cosa che ho preso ragazzi è dolcissima, carinissima, sono degli auricolari e sono a forma di unicorno. Più che unicorno sembrano un po' dei mini pony. C'è scritto che il cavo ha una lunghezza di 1,5 metri e non so dirvi ancora come sono perché come vedete sono impacchettati. Gli auricolari di scorta fanno sempre comodo, considerando che poi Hummel ci gioca sempre e mi ruba i gommini, insomma me li terrò di scorta. Se voi li avete provati, come al solito, fatemi sapere se sono validi. Secondo me, per fare un regalo di Natale a tema unicorno, questo qua più la tazza, con 9 euro potete fare un bellissimo regalo a una vostra amica appassionata di unicorni. Ragazzi, per questo sacchettone di roba io in totale ho speso 54,50 euro. Veramente veramente poco. Io sono super contenta dei miei acquisti, non vedo l'ora di tornare da Primark, anche se credo che a dicembre sarà impraticabile. Spero di avervi dato qualche spunto per qualche regalino di Natale, magari preso con largo anticipo. Niente ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un bacio e se volete ci vediamo al prossimo.